Trauma bonding. Come mai più ci ha fatto del male e più ci si accanisce a ossessionarsi con lui o con lei? Come mai non si riesce a troncare il legame con un narcisista? Perché se si soffre non si vuole chiudere quella porta? A causa del fattore trauma bonding. Il legame tra due persone è un processo biologico ed emotivo. Cresce col passare del tempo insieme, il vivere insieme, stare insieme durante lo stress e le difficoltà. I momenti difficili rendono le persone unite tra loro molto più dei bei tempi. Questo legame è in parte il motivo per cui è più difficile lasciarsi un rapporto abusivo duraturo. Esso rende difficile far rispettare i confini perché è molto più difficile allontanarci da persone con cui abbiamo legato. Il vivere insieme situazioni estreme e sentimenti estremi tende a legare due persone e questo è il trauma bonding o il legame che ha creato attraverso traumi e ottenuto da un partner narciso con l'abuso di paura, eccitazione, sensazioni sessuali elargite al fine di intrappolare la vittima e la persona con cui il narcisista si relaziona ne sarà vittima. Molti partner abusivi tendono ad un comportamento estremo. Il trauma bonding è un fattore reale nelle loro relazioni, ma purtroppo la vittima è comunque predisposta in una certa misura a subire questo trattamento. Stranamente, crescere in una casa dove ci sono state molte mancanze o in un ambiente familiare abusivo o disfunzionale fa sì che in seguito le situazioni tossiche abbiano ancora più potere di intrappolarci e attirarci. Avere una storia pregressa di traumi subiti fa sì che il trauma successivo ci leghi. Le persone già traumatizzate spesso rispondono positivamente ad una persona o ad una situazione pericolosa perché fa loro provare delle emozioni che avevano difficoltà a provare proprio a causa della loro storia di traumi subiti. C'è un desiderio biologico che nessun rapporto normale è in grado di soddisfare ciò. Gli dà la sensazione di essere completamente solo o sola e completamente vuota o vuoto. Il narcisista, astuto com'è, conosce tutto ciò. Azzera la resistenza della vittima, rinforzandone la codipendenza, avendo capito perfettamente che il modo migliore per garantirsi il nutrimento narcisistico è quello di creare legami da trauma con il metodo attrarre e abbandonare applicato ciclicamente. Il condizionamento che porta al trauma bonding si concentra su due potenti tipi di rinforzo, usati ciclicamente più e più volte ad intervalli. Gli psicologi chiamano questo rinforzo risveglio sollievo, che si riferisce all'eccitazione fatta provare alla vittima prima del trauma, al senso di pace e sollievo provato successivamente. Praticamente il narcisista applica lo schema eccitazione, traumatizzando poi con comportamento negativo, per poi ricomparire creando sollievo e benessere nella vittima. I narcisisti lo fanno in continuazione nei loro rapporti per creare l'illusione di eccitazione contorta che rafforza il legame traumatico tra narciso e vittima. Tutti i narcisisti sono abili nel creare il ciclo di abuso-sollievo che rinforza il trauma bonding. Se notate uno schema simile nel vostro partner o nella vostra partner, in un amico, in un datore di lavoro, fuggite il prima possibile, anche se molti non sono più in tempo a farlo. Il trauma bonding è noto come anche sindrome di Stoccolma, uno stato psicologico particolare che si manifesta in seguito ad un episodio violento o traumatico, ad esempio ripetuti episodi di violenza fisica o verbale. Il soggetto affetto da sindrome di Stoccolma, durante i maltrattamenti subiti, prova un sentimento positivo nei confronti del proprio aguzzino, che si può spingere fino all'amore, facendo sì che si crei una sorta di alleanza e solidarietà
tra vittima e carnefice, e capiamo benissimo che questa è una grossa disfunzione, perché non si può avere un'alleanza con una persona che ti ha distrutto a livello emotivo, psicologico e fisico. Ed è questo il trauma bonding, o la cosiddetta sindrome di Stoccolma, che ti innamori del tuo carnefice. Se hai bisogno del mio aiuto per capire determinate situazioni, determinati schemi che ti stai riportando con l'ipnosi, questo è possibile. Contattami alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.